Einstein, The Dark Matter, è un progetto complesso. Non abbiamo scritti comprensibili per un pubblico, diciamo, profano rispetto alle sue idee. Abbiamo però delle formule, abbiamo dei concetti molto importanti. È da qui che noi partiamo, innanzitutto da un discorso di spazio, tempo ed energia che è molto vicino alla danza, sono appunto le tre dimensioni in cui si svolge la danza. E quindi siamo partiti da questo lavoro di ricerca per poi affrontare anche un altro discorso, un discorso che è più intrigante, nel senso che invece di parlare di formule, abbiamo parlato di mettere in discussione delle formule o comunque delle teorie. Ecco, questo è quello che ha fatto Einstein rispetto proprio al discorso della materia oscura. Partendo da questi discorsi abbiamo cercato di sviluppare una danza che però non ha una narrazione specifica. Partiamo proprio dallo spazio, si narra attraverso il suo sfaldamento. Partiamo da un discorso geometrico, cioè la nostra dimensione, una dimensione tridimensionale, per arrivare a uno spazio fluido, vuoto ma fluido. Ecco, questo è forse l'unica linea drammaturgica che c'è nel lavoro. Non c'è narrazione, non c'è neanche l'intenzione di narrare qualche cosa. L'apporto fondamentale è quello del suono, il suono che in qualche modo è parallelo al tempo. Attraverso la cattura dei movimenti, attraverso sensori dei movimenti dei danzatori, rielabora in algoritmi questi movimenti e ne trae dei suoni. Suoni che diventano tracce sonore in quanto vengono rielaborati in tempo reale dal compositore e riproposte durante tutta la performance con appunto colori differenti. Parallelismi, sincronicità, dilatazioni del tempo e dello spazio, questi sono i concetti che emergono e che coinvolgono però in prima persona l'uomo. Ecco, queste domande non le poniamo al pubblico, che dovrà darsi delle risposte, potrà riflettere e trovare per se stesso una risposta o comunque una riflessione personale.